poco tempo fa, quando ho conosciuto l'avvocato Laura Sgro, che devo dire si sta impegnando tantissimo in questa storia. E nonostante siamo passati tantissimi anni, ha fatto dei passi importantissimi. E lei ha fatto questa istanza, la prima volta, perché di solito andavo sempre a bussare alle porte del cardinale, del segretario di Stato, con il fatto che proprio che mi si fa con Parolino. Però ho ritrovato sempre alzate di spalle e dire: ma io non lo so, farò il possibile, vediamo che si può fare. Allora questa azione legale che ha fatto l'avvocato secondo me è molto importante, perché sono un avvocato, uno studio legale che ha presentato questa istanza per incontrare il segretario di Stato, il cardinale Parolin, e per avere accesso agli atti. E noi adesso ci aspettiamo solo risposte concrete, ma concrete veramente. E perché credo che sia, dopo 34 anni si è finito il tempo delle suppliche, delle preghiere, delle implorazioni. Credo sia un nostro diritto sapere quello che è successo a Emanuela, perché noi chiediamo tanto, noi chiediamo di avere verità e giustizia per Emanuela. E devo dire una cosa anche riguardo a tutte le persone scomparse, perché io in questi anni ho conosciuto tantissime famiglie di scomparse, ma proprio tante, perché alle manifestazioni. E quando io sento da una persona alla quale è scomparso il figlio, la figlia, un parente, che mi dà quella solidarietà e rimane nel silenzio e mi dice: mi raccomando, non ti arrendere voi, perché se dopo 34 anni voi rinunciate, per noi non c'è più speranza. Allora io mi sento proprio di portare avanti anche la loro voce, perché Emanuela voglio che sia anche la voce di tutte queste famiglie scomparse, che non hanno voce, che non possono fare niente, vivono soltanto aspettando, e aspettare è la cosa più brutta. È bruttissimo aspettare sapendo che ci sono tante persone che sanno quello che è successo. Però devo dire che, a parte il fatto della posizione, perché mi fa un certo effetto comunque parlare qua in questo momento, fare questa conferenza a poche decine di metri da dove è stata vista l'ultima volta Emanuela, perché tutto nasce qua davanti al Senato. Emanuela è stata avvicinata da una persona che le ha fatto quella famosa offerta di lavoro e da lì è nato questo mistero. Questa persona che si è fermata sotto le telecamere del Senato, di fronte ai vigili, alla polizia, che hanno testimoniato sotto le telecamere, che purtroppo quel giorno non funzionava. Sarebbe cambiato tutto e invece durava 34 anni. Non sappiamo chi era quella persona, non sappiamo cosa è successo dopo, abbiamo soltanto la testimonianza di quel vigile, di quel poliziotto che hanno visto Emanuela davanti a questo balcone. Lui mi ha detto chiaramente: ma noi all'epoca facevamo tantissimo, ogni segnalazione partivamo, però i nostri superiori non ci davano lo sprone, la spinta per andare avanti, perché c'era la pressione del Vaticano ad allentare le indagini. E questa è una cosa tristissima, che dopo 34 anni non è cambiato nulla, non è cambiato assolutamente nulla. Questa vicenda si sono susseguiti tre papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Non è cambiato assolutamente nulla. Io sono convinto che tutti e tre erano solo a conoscenza dell'interferire. Non ultimo la frase, appunto, come ha detto Papa Francesco. L'unica volta che ho incontrato, 15 giorni dopo la sua elezione, lui naturalmente non se l'aspettava, perché diceva: ho messo a Sant'Anna, io sono andato lì con mia madre, mia sorella, c'era anche. E lui mi ha detto solo questa frase, ma noi la sta in cielo. Io ho detto: non c'è la prova della morte, io non dovevo cercarla viva, spero che lei mi aiuti. Lui mi ha detto: ma noi la sta in cielo. Io al momento ho fatto tantissime richieste per avere un incontro riservato, per avere una spiegazione a quella frase, che in quel momento cosa potevo pensare? All'inchiesta aperta, quando si sa se io ho morto, il Papa, un capo di Stato mi dice che è morta, vuol dire che sa qualcosa più di me. Però non c'è stato verso, ho fatto tantissime richieste per avere un incontro riservato, per avere delle spiegazioni riguardo a quella frase, ma lui si è alzato più di prima. E così si è alzato più di prima. Una commissione d'indagine per noi è importantissima, perché può chiedere, cioè i senatori, i deputati possono chiedere tutto, avere accesso agli atti. Noi, per quanto lavoro facciamo, abbiamo accesso agli atti veramente in maniera difficoltosa. Si possono fare le rogatorie, quindi avere accesso agli atti addirittura di un altro Stato. Giustamente Bernardini De Pace ha detto che bisogna fare la richiesta, diciamo, la denuncia di scomparsa dentro lo Stato Vaticano. Noi, di chi l'ha visto, abbiamo sempre detto a Pietro, quando veniva in trasmissione così alle sorelle, che è lo Stato Vaticano che deve cercare Emanuela Orlandi, perché è scomparsa una cittadina che fa parte dello Stato Vaticano.
Il problema qual è qui, per cui è ancora più complicato, che non scompare da dentro, non scompare da fuori. Ti mandano al commissariato da fuori perché dicono stava da fuori e non ti mandano da quello da dentro perché stava da dentro. Insomma, è tutto molto complicato. Detto questo, la commissione d'inchiesta, scusate se lo dico, senatore, ben venga, stiamo attenti, perché io non mi dimentico la commissione d'inchiesta sull'Aria Alpi, dove la conclusione fu, mi pare, di Taormina, che disse una vacanza finita male, la mia ex collega uccisa a Mogadiscio. Questo venne detto da una commissione d'inchiesta, quindi in un punto veramente autorevole, no, delle nostre istituzioni, quando poi siamo stati noi di Chi l'ha visto a dover prendere Gelle, intervistarlo, ha detto che quello che stava in carcere era innocente, l'hanno fatto poi uscire perché ha potuto fare un processo di revisione, ma solo perché noi siamo andati a prendere questa, diciamo, questo testimone bufala, e cosa che non fece evidentemente la commissione d'inchiesta, cosa che io reputo vergognosa, chiudere una commissione d'inchiesta dicendo che una ragazza uccisa che faceva il proprio mestiere era andata in vacanza ed è finita male. Quindi noi molto volentieri diamo tutto quello che abbiamo per, diciamo, per arrivare alla verità. Per esempio, abbiamo dato a Laura Sgro questa registrazione che ci è arrivata in forma anonima. Guardate, quando ci arrivano le cose in forma anonima è perché vuol dire che si fidano di noi. Certe volte dice, vabbè, diamogli a quelli di Chi l'ha visto, che comunque vanno avanti. Questa intercettazione, non è un'intercettazione, scusate, è proprio una telefonata, perché qualcuno sta cercando Casaroli tramite questo codice 158, e c'è questa conversazione drammatica tra le suore che stanno cercando, che dicono pronto, dov'è, che mettono in attesa, eccetera, e c'è tutta questa parte della telefonata, non c'è quella dopo, quando risponde Casaroli. Allora è strano che noi riusciamo ad avere in forma anonima la prima parte da qualcuno e non sappiamo chi è, ma la seconda parte ci sarà. I deputati e i senatori tutte queste cose le possono chiedere e anche ottenere. Uno dei casi più complicati di cui ci siamo occupati, io sono arrivata nel 2004 a Chi l'ha visto e ho chiesto all'autore di Chi l'ha visto di potermi occupare proprio di Manuela Orlandi, perché non se ne stava occupando proprio nessuno. E dopo un periodo, insomma, sì no, finalmente facciamo questa prima puntata, diciamo, dei vari servizi che abbiamo fatto, arrivò questa famosa telefonata. Se volete scoprire che cosa è successo a Manuela Orlandi, andate a vedere chi è sepolto nella Basilica di Santa Polinelle. Ora, che cosa è successo? Se lì c'era De Pedis, cosa risaputa tra l'altro, però abbiamo tirato con gli atti, che ha fatto anche molto scalpore, perché le persone hanno detto perché non ci hanno messo un prete antimafia in questa bella basilica, invece ci hanno messo il marito della Camera Magliana. E però se qualcuno mi dice, voi di Chi l'ha visto, che cosa pensate, qual è, diciamo, chi è stato l'assassino che ha portato via Manuela Orlandi, io sono sincera, vi dico, non lo so, ed è veramente tutto da capire. Ci sono dei casi che per noi sono stati più facili perché c'era l'orco, c'era colui che era il responsabile, vi faccio un caso, Danilo Restivo per Elisa Claps, lo dicevo prima ancora che la ragazza fu trovata nella chiesa dopo 17 anni, noi già dicevamo, guardate, va curato Danilo Restivo, ma solo dopo 17 anni fu ritrovata la ragazza. Questo caso è difficile, l'unica certezza che ho, visto che faccio da tanti anni Chi l'ha visto, è che è il caso dove ci sono stati più depistaggi in assoluto in un caso di scomparsa. Quindi ben venga una commissione d'inchiesta, noi siamo convinti che tutto ciò che si può fare per gli scomparsi e per i loro familiari, che sia dal manifesto attaccato sopra un autobus oppure a una commissione d'inchiesta, un posto così importante appunto in Parlamento, tutto può servire. Perché? Che cosa succede? La Sgro faceva il caso di Bruno Romano. Allora noi ovviamente in maniera certosina andiamo a prendere tutti questi documenti, no, che poi mostriamo ai nostri telespettatori. Certo, sapere che nell'inchiesta di Bruno Romano c'è un'intercettazione dove Accetti parla di Manuela Orlandi e non viene un passaggio da un PM a un altro quando l'altro PM sta chiudendo, è una cosa per noi incomprensibile. Può essere anche di sciatteria, guardate, può essere semplicemente di sciatteria. Non è detto che sia stato fatto ad hoc, perché purtroppo negli scomparsi, quando si tratta di scomparsi, succede anche questo. Però, voglio dire, Accetti doveva essere subito, immediatamente interrogato, immediatamente interrogata la compagna che si stava arrabbiando per un problema proprio di alimenti, spicciolo, eccetera, non è stato fatto. Quando la compagna poi viene interrogata, Accetti vengono interrogati anni e anni dopo, ovviamente dicono non mi ricordo nulla, ma lì era chiara quella intercettazione.
La Sicilia è sicuramente intanto una regione che va al voto e che attraverso queste elezioni può ricostruire il proprio orgoglio, il proprio futuro dopo 5 anni di amministrazione devastante. E noi per questo siamo qui, non siamo qui per fare della Sicilia un test nazionale, siamo qui per dare un futuro e fare la nostra parte per dare un futuro migliore ai cittadini siciliani. Poi certo, questa è una regione molto importante, molto popolosa, per forza di cose quello che accade qui è un po', insomma, lo spettro di quello che potrebbe accadere nelle prossime elezioni politiche. A me preme dimostrare qui, con la vittoria di Nello Musumeci, che sì, il centrodestra vince se è compatto, ma vince se è compatto su una proposta chiara. Se dice di no alle ammucchiate, se dice di no ai compromessi al ribasso, se dice di no a quella gente che ha tradito i cittadini e che noi non vogliamo avere al nostro fianco. Beh, abbiamo scelto questo piccolo porticciolo perché è un grande esempio di quello che in Sicilia non ha funzionato, non perché qui non ci siano delle risorse, ma perché certa politica non le ha sapute sfruttare. Questo porticciolo era uno dei tanti luoghi del turismo che Crocetta aveva promesso che avrebbe ricostruito con i fondi europei, perché sul turismo, sugli spazi siciliani si può fare molto. È una delle tante, delle centinaia di promesse che sono state tradite, e noi siamo qui per ricordarci, invece, per ricordare che non è vero che in Italia e in Sicilia non c'è il petrolio c'è, solo che noi decidiamo di non estrarlo per incapacità delle nostre classi dirigenti. Noi pensiamo come Fratelli d'Italia che quel petrolio sia soprattutto il turismo, oltre ovviamente ai nostri prodotti, i nostri scorci straordinari, e che questo sia uno di quei luoghi che dimostrano quanto più ricca potrebbe essere la Sicilia. Guardi, una questione sono gli impresentabili, altra cosa è chiedere agli osservatori internazionali per monitorare la qualità della nostra democrazia. L'OSCE solitamente viene mandata in nazioni dove c'è la guerra o nella quale la democrazia è sospesa. L'OSCE è stata mandata, non so, in Kosovo. Ora, dire che la Sicilia è come il Kosovo in tempo di guerra o dire che è un paese del terzo mondo rende bene l'idea che il 5 Stelle ha della Sicilia e di questa terra, una terra che loro non rispettano e della quale sanno poco e niente. Noi non abbiamo bisogno di osservatori internazionali per valutare la qualità della democrazia italiana. Abbiamo sì bisogno di votare per le persone che se lo meritano, dei rappresentanti di lista per monitorare come si fanno gli scrutini, ma cosa diversa è chiedere agli osservatori internazionali. Con il Presidente della Regione c'è un ottimo rapporto, c'è stata una buona convergenza su alcuni dei temi, su 5 pilastri, che sono alcuni dei temi che il Comune di Roma, che l'amministrazione capitolina ha portato al tavolo del MISE per quanto riguarda lo sviluppo economico. E su questi temi abbiamo registrato una convergenza appunto di tutte le istituzioni, delle parti sociali, degli operatori economici. Si è appena concluso il tavolo, che direi che rappresenta un bel punto di partenza. Il lavoro per Roma, per la città di Roma, nell'interesse dei cittadini continua. Abbiamo avuto un confronto operativo e costruttivo tra tutti gli attori, con, sgomberiamo subito le curiosità, con il ministro c'è un ottimo rapporto, tanto sapevo che l'avreste chiesto. A settembre la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha stabilito un principio affermato dalla legge sin dal 93, ossia che se il servizio di smaltimento dei rifiuti non viene effettuato, il contribuente ha diritto a ottenere una riduzione percentuale sulla tariffa, che prima era del 40% e dal 2013 è di circa il 20%. I precedenti vi danno ragione in Italia o anche a Roma? Sì, questa azione noi l'abbiamo avviata in Italia, anche in Calabria ad esempio, e in Calabria abbiamo ottenuto 25 sentenze favorevoli. Qual è il percorso? Intanto abbiamo messo a disposizione dei cittadini sul sito www.codacons.it un modulo, una diffida per chiedere la restituzione del pagamento della tassa. In difetto di una risposta positiva è possibile poi rivolgersi al giudice tributario. Cosa potrebbe inceppare questo meccanismo? Cosa manca a livello burocratico di documentazione? Beh, a Roma sappiamo che la situazione emergenza dei rifiuti voi la denunciate praticamente quotidianamente da tempo.
Abbiamo chiesto alla ASL, all'autorità sanitaria, di certificare questa situazione e stiamo aspettando le risposte. Ma sicuramente le finanze di Roma Capitale, ma degli enti locali, non godono di buona salute in questo periodo. Però è importante il principio affermato dalla Cassazione, perché non è una misura sanzionatoria nei confronti dell'ente locale né un risarcimento per il cittadino. Riguarda un principio relativo al pagamento delle tasse per ristabilire l'equilibrio nei confronti del contribuente. Dispositivo della Cassazione cosa dice di preciso? L'ordinanza di settembre dice che in applicazione il caso riguardava una vicenda del 2008 del Comune di Napoli. Cioè la legge del 2013 ha ribadito questo principio, cioè nel caso in cui il servizio di raccolta rifiuti venga istituito però non viene svolto regolarmente, se l'autorità sanitaria accerta che c'è una situazione di danno, di pericolo di danno nei confronti della salute e dell'ambiente, il contribuente ha il diritto ad ottenere per legge la riduzione della tariffa. A quanto ammonterebbe complessivamente la mancata entrata per il Comune o la somma da restituire ai romani? Beh, abbiamo calcolato, però è solamente un'ipotesi, circa 1,5 milioni di euro se non sbaglio. Poi abbiamo chiesto a tutti i cittadini chiaramente di raccogliere in modo tale da dare la prova del pagamento della tassa sui rifiuti, che è una delle tasse che in alcune occasioni viene. Sappiamo che la nomina del governatore deve essere fatta attraverso una procedura articolata che chiama in causa i massimi livelli di responsabilità istituzionale del nostro Paese. La nostra mozione, allora, noi chiediamo al Governo con questa mozione che si operi nella direzione di rafforzare al massimo l'attività di vigilanza nel sistema. Vogliamo che si intensifichi la vigilanza perché riteniamo che la tutela del risparmio sia prioritaria e che certi episodi a cui abbiamo assistito in questi anni non debbano e non possano più ripetersi. La Banca d'Italia svolge una funzione preziosa, delicata, oserei dire decisiva. Presidente, noi non partecipiamo alla discussione relativa ai nomi. Chiediamo invece al Governo che venga individuata la figura che il Governo ritiene più idonea, più autorevole, perché questa istituzione possa godere della fiducia dei cittadini italiani e possa godere della fiducia anche del contesto internazionale in cui noi ci troviamo. Sulla fatturazione a 28 giorni, sì, rispetto ai 30, e nella manovra non c'è nulla, a parte? Vedremo alla fine. Io ritengo che è una cosa che va messa a posto il più rapidamente Quindi possibile. Magari un emendamento alla legge di bilancio. Il più rapidamente possibile, perché è una di quelle cose che è proprio inaccettabile. Il tavolo Roma, che è andato molto bene, è stato molto collaborativo. Abbiamo fatto un'analisi, credo, di merito molto puntuale con il lavoro di tutti, comune, regione, attori. Un bellissimo avvio, avevamo un po' discusso prima dell'avvio, ma l'avvio è stato molto buono. Lì anche c'è una grande confusione e discussione. Noi abbiamo, faccio l'esempio di Ilva, noi abbiamo raggiunto un accordo che era giugno, sostanzialmente la fine del processo di gara è stato giugno, ma poi ci sono molti mesi, c'è l'antitrust europeo, bisogna vedere se si chiuderà in fase 1 o in fase 2, c'è una negoziazione col sindacato, eccetera. Ora, pensate a questo processo spostato su Alitalia. Anche se noi andassimo molto rapidamente sulla base delle offerte arrivate, dovremmo negoziarle, perché non vogliamo, come giustamente ha detto il mio collega Del Rio, svenderle. Anche se trovassimo un accordo, dovremmo andare attraverso un processo di antitrust, un negoziato con il sindacato che fino ad oggi non mi pare sia stato dei più spediti e dei più felici esiti possibili, almeno nel recente passato, e tutto questo mentre lo si fa la compagnia deve avere tutta la possibilità di continuare a fare i suoi servizi. Quindi era necessario per assicurare un processo di vendita tranquillo, non un processo di vendita lento. Mi pare una bella battuta, è il solito schema, un piddino o uno di Forza Italia, Berlusconi pregiudicato per reato grave di frode fiscale, ha fatto un esposto contro la Appendino e il pubblico ministero ha aperto un fascicolo come atto dovuto, quindi andiamo avanti. Chiara è una ragazza straordinaria, di un'onestà intellettuale totale.
Beh, mi pare chiaro, la maggioranza dei senatori di qualsiasi forza politica dei vecchi partiti ha già il vitalizio in tasca, quindi per loro l'importante è approvare la legge che tutela le poltrone, che è la grande accozzaglia contro il Movimento 5 Stelle e contro la democrazia, che si chiama Rosatellum, spostare in avanti i vitalizi che non verranno mai aboliti, cioè i cittadini italiani a casa devono sapere che i vitalizi non li aboliranno mai, li chiameremo in piazza per dire si devono tagliare i privilegi e non si deve tagliare la democrazia. Loro stanno facendo l'esatto opposto. Ma no, guarda, andiamo avanti. I cittadini sanno che l'unica forza politica onesta in Parlamento è il Movimento 5 Stelle. Tagliare i privilegi non lo chiede il Movimento 5 Stelle. È una legge del PD, perché l'ha votata qua, non la vuole votare là. Lo chiedono decine di milioni di italiani. Noi la prossima settimana questi italiani li porteremo fuori dal Senato e penso che dovranno iniziare a avere un po' di paura quelli che si difendono, della casta di vecchi partiti che si difendono all'interno del Palazzo, perché ci sarà tanta, tanta gente. Bombs, I think in 2012 it was better.